aspetta ancora la riunione della direzione del Partito Democratico, intanto fissata prima visita per Piercarlo Padoan nel territorio senese. Bersaglio Mobile e il Consorzio per la tutela del Palio dà incarico ai propri legali di valutare la legittimità delle immagini messe in onda. Fallimento a Cissiena, 11 richieste di rinvio a giudizio, il 24 aprile si svolgerà l'udienza preliminare. Domani prende il via la terza edizione di Wine in Siena, un evento per amanti del vino e non solo, a cui Siena TV parteciperà come media partner con dirette e approfondimenti. Tutto questo e molto altro ancora tra pochissimo all'interno del nostro TG. Buonasera, buonasera ai nostri telespettatori, appuntamento con le notizie di Siena TV. Slitta ancora la riunione della direzione del Partito Democratico. La convocazione è stata aggiornata alle 20. Sul piatto la composizione delle liste è proprio in merito alle candidature al collegio uninominale. Domenica si svolgerà la prima visita di Piercarlo Padoan in terra senese. Tutti i dettagli su questa situazione nel servizio di Simona Sassetti. Piercarlo Padoan, ministro dell'economia e candidato al collegio uninominale di Siena per le prossime elezioni politiche del 4 marzo, domenica 28 gennaio sarà presente al pranzo di sottoscrizione del Partito Democratico Provinciale organizzato a Rapolano Terme, una prima in vista della candidatura per le politiche nel collegio senese del PD, una presenza che ci onora e che ci darà un'ulteriore spinta per la campagna elettorale che ci aspetta, ha commentato il segretario provinciale del Partito Democratico Andrea Valenti. Sarà la prima occasione, afferma, per il ministro di conoscere di persona il popolo democratico del collegio che avrà l'onore di ospitarlo, e intanto la direzione nazionale è rinviata prima nel pomeriggio, poi addirittura alle 20. Nel Partito Democratico la tensione è altissima, in queste ore i massimi esponenti del partito stanno cercando di sciogliere i primi nodi che rischiano di far saltare l'accordo in vista della composizione delle liste per le politiche, liste che andranno presentate entro lunedì 29. E della candidatura di Piercarlo Padoan ha parlato anche Bruno Valentini, che è intervenuto ieri all'interno della trasmissione Siena in primo piano, con un richiamo ai senesi. La banca va difesa e non tutti i senesi lo hanno fatto. Vogliate più bene a Monte dei Paschi. Sentiamo. Ciò che ha consentito di fare Padoan è di capovolgere le regole europee, facendo quella che è una vera e propria missione impossibile, perché per nessun'altra banca in crisi del nostro paese è stato fatto quello che lo Stato ha fatto per il Monte dei Paschi, un'operazione incredibile di 7-8 miliardi che serviva a salvare i lavoratori e i risparmiatori, non gli azionisti, di cui però va chiesto conto a chi ha diretto male la banca o chi non l'ha controllata, Consob compresa. Padoan ha convinto l'Europa, anche grazie alla sua credibilità, che valeva la pena investire una cifra così alta, una cifra altissima, per tamponare la situazione, fermare la crisi di credibilità che derivava anche dalla persecuzione dell'Europa nei confronti della nostra banca, cosa che purtroppo non tutti i senesi hanno difeso, perché io sono per difendere la banca per il patrimonio di tutti, e questo non è sempre successo, e dico sempre che i senesi, se capiscono quanto è importante questo asset per la nostra città, dovrebbero volere più bene alla banca, anche se la conduzione è stata sbagliata, ma non è l'impresa che va penalizzata, sono quelli che l'hanno diretta. Padoan chi è? È il ministro che ha avuto il coraggio e la forza per imporre un'operazione che consente al Monte dei Paschi, fra le tante banche in difficoltà, l'unica che ha mantenuto la propria autonomia e quindi può mantenere la propria direzione generale a Siena. Cosa chiederò a Padoan? Chiederò a Padoan di prendere un impegno, mantenere la direzione generale a Siena e non uscire dal capitale della banca fino a quando la situazione non si è stabilizzata. Ne abbiamo bisogno. Il sindaco Valentini ha parlato anche di sicurezza e di mobilità. Sentiamo. In ogni assemblea che vado, in ogni riunione di quartiere, di condominio, di periferia o del centro storico, mi dicono: controllate la velocità e dateci più sicurezza. Vorrebbero, se io dissi retta ai cittadini, mettere l'autovelox, oggi me l'ha chiesto una a Palazzo Patrizi, persino nelle strade del centro storico. Vogliono controllare l'eccesso di velocità e la mancanza di potenza che deriva da questi maledetti cellulari che tutti guardano, o quasi tutti guardano, mentre guidano, causando incidenti e morti. Noi, quindi però messi nei punti giusti. Dove si possono mettere? Cioè, noi abbiamo fatto molte proposte, gli unici luoghi dove la polizia statale, la prefettura li hanno accettati sono lì, e noi stiamo cercando di trasformare
quell'autovelox in un tutor, cioè vuol dire non voglio controllare la velocità in un punto ma in un tratto, che nella normale opinione pubblica è più giusto, cioè invece di controllare una distrazione di un momento mi controlli invece un comportamento su un tratto più lungo. Non è facile, perché bisogna avere un tratto omogeneo come velocità e senza intersezioni, però probabilmente si può fare sia con le manovrette sulla cassia e sia sul raccordo, quello fra la Siena Bettolle e la tangenziale, e stiamo pensando di proporlo anche sulla tangenziale, perché è un punto molto pericoloso dove gli spazi non sono sufficienti, dove ci sono spesso incidenti e spesso anche incidenti mortali. Io devo riuscire a portare a casa questo nell'interesse della nostra città, controllare e limitare la velocità nelle strade più trafficate e anche in quelle meno, dove però gli spazi sono minimi. Ci sono alcune strade del centro dove se passa una macchina ti devi mettere da un lato per non farti mettere sotto. La strada più pericolosa di Siena sapete qual è? Incidenti? Ce lo dica. Pescaia. A Pescara non riusciamo a mettere un autovelox. Quindi ci conferma al 100%, ovviamente per primo lo sguardo alla sicurezza, non per il fare cassa. Allora a questo punto. Tanto, tutti i soldi che prendiamo li mettiamo tutti in strade, cioè asfalti, marciapiedi, strisce, attraversamenti pedonali rialzati, i soldi si mettono tutti lì. Quello che i cittadini perdono dalle loro tasche lo guadagnano in termini di sicurezza. Su queste tematiche si è espresso anche il candidato sindaco Luigi De Mossi. Sentiamolo. Il candidato sindaco Luigi De Mossi ha detto la sua su due temi centrali del dibattito cittadino, sicurezza e mobilità. Non si può dire Siena città sicura, ha detto, facendo finta che non stia accadendo nulla. Non è questo il modo per risolvere i problemi. È necessario invece potenziare il controllo del territorio con l'utilizzo di più uomini e pattuglie, afferma De Mossi. Con questa amministrazione è sparita addirittura la figura del vigile di quartiere. Siena non deve vivere soltanto di repressione, Siena deve vivere di prevenzione. Vanno potenziati i mezzi delle nostre forze dell'ordine, gli organici. Non basta più installare solo le telecamere, ha detto. Sulla mobilità trovo inconcepibile che la mobilità a Siena sia problematica come quella delle città di grandi dimensioni. Un paragone negativo da risolvere quanto prima. Non è possibile infatti che dal centro storico alle zone limitrofe, ai quartieri circostanti, la città e con essa i suoi cittadini soffra di una simile congestione. L'obiettivo è quello di trovare soluzioni mirate ed efficienti e per farlo ascolto ogni giorno i suggerimenti dei cittadini, dei commercianti e degli artigiani, perché è proprio in base alle loro necessità che va creato un programma funzionale per la città nella sua interezza. Non dobbiamo dimenticare che Siena è una città a misura d'uomo e tale deve restare. Ho raccolto e sto raccogliendo proposte, idee interessanti e sto lavorando con tecnici ed esperti per poter presentare un progetto dettagliato nel mese di febbraio. Per tanti, troppi anni la città è rimasta senza guida, ha detto De Mossi, e in balia di se stessa con un vero e proprio far west nei trasporti e nella viabilità. Mentre il candidato a sindaco Massimo Sportelli mette al centro altri due temi, l'utilizzo dei fondi comunali e la giustizia paliesca. Sentiamo. Sono delle proposte che attengono assolutamente al metodo di lavoro che abbiamo applicato sino adesso e che vogliamo applicare anche in futuro. In pratica ci manca solamente la progettualità esecutiva dei singoli interventi, che comunque è mio intendimento quello di presentarli via via che vengono formulati. Mi piacerebbe che le contrade potessero esprimersi in termini di votazione sulle stesse proposte, in modo tale che il Comune andrà poi a prendere i provvedimenti che riterrà opportuno ugualmente, ma se ha avuto l'approvazione da parte delle contrade c'è un coinvolgimento di fatto, se non l'ha avuta a quel punto dovrà emettere un principio che farà giurisprudenza e darà chiarezza su quelle che sono gli intendimenti e la quantità delle sanzioni che il Comune intende erogare per quella fattispecie, che darà certezza al diritto. È una proposta, tra porta giustizia ordinaria e palio è una cosa ancora più complicata, dobbiamo mettere in condizioni la Procura di non trovarsi in difficoltà e di dover promuovere l'azione per delle cose che fanno parte della festa. L'idea
che può essere perseguita anche sotto un profilo giuridico è quella di, essendo una festa partecipata, assimilarla in qualche modo a alle attività sportive, dove comportamenti vengono tollerati, non vengono perseguiti penalmente dei comportamenti proprio perché i partecipanti si comportano secondo dei regolamenti codificati e si assumono la responsabilità di quelle conseguenze in quanto partecipanti all'evento e alla manifestazione. Cambiamo argomento, a bersaglio mobile, la trasmissione della 7 che si è occupata, come sapete, del caso Davide Rossi e della nostra città, immagini non autorizzate, valutiamo azioni. A dire questo è il Consorzio per la tutela del Palio. Sentiamo Andrea Mari. E di questo pomeriggio il comunicato emesso dal Consorzio per la tutela del Palio successivamente alla messa in onda mercoledì sera della trasmissione Bersaglio Mobile. Il Consorzio per la tutela del Palio di Siena, presa visione della puntata intitolata La caduta della trasmissione Bersaglio Mobile, andata in onda sull'emittente televisiva La 7 in data 24 gennaio 2018, ha dato incarico ai propri legali di valutare la legittimità della messa in onda della carriera del 3 luglio 1992, in assenza di qualsiasi autorizzazione, riservandosi, se del caso, eventuali azioni. Per quanto concerne il resto della trasmissione, il Consorzio non può fare a meno di stigmatizzare come ancora una volta sia stata utilizzata l'immagine del Palio delle Contrade completamente fuori contesto e dall'unico scopo di aumentare l'audience, infiorettando la rappresentazione di vicende cittadine che con il Palio e le Contrade non hanno collegamento diretto. Prime condanne per l'inchiesta Time Out, Minucci rinviato a giudizio, scagionato Stefano Bisi. Il servizio di Simona Sassetti. Conferme e alcuni aumenti di pena per gli imputati. Sono arrivate le prime condanne relative all'inchiesta Time Out condotta dalla Procura di Siena sulla società di basket senese fallita nel luglio del 2014. Agli imputati sono contestati 32 reati a vario titolo in concorso, dall'associazione a delinquere al riciclaggio e alla frode fiscale, bancarotta fraudolenta, emissione di fatture per operazioni inesistenti, omessa denuncia, false comunicazioni sociali e ricorso abusivo al credito. Il GUP del Tribunale di Siena Roberta Malavasi ha rinviato a giudizio tutti gli indagati che avevano scelto di procedere con rito ordinario, tranne Stefano Bisi, vice direttore del Corriere dell'Umbria al tempo dei fatti contestati e oggi Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia, l'unico accusato di ricettazione per il quale il GUP ha emesso sentenza di non luogo a procedere per mancanza di dolo. Il giudice ha inoltre sancito il risarcimento alla curatela fallimentare della Menzana Basket, parte civile al processo, con provvisionale pari a 600.000 euro a carico di San Marini, Lombardini e Menghetti. Le prime udienze sono state fissate al 9 e al 17 aprile. Passiamo a un altro fallimento, quello della Cissiena, 11 richieste di rinvio a giudizio. Il 24 aprile è in programma l'udienza preliminare. Sentiamo Andrea Mari. Craca Cissiena, sono 11 gli indagati della Procura di Siena con l'accusa di reati fallimentari a vario titolo in concorso, tra cui bancarotta preferenziale, fraudolenta per distrazione di denaro e ricorso abusivo al credito, con l'udienza preliminare che è stata fissata per il 24 aprile. Sono partite richieste di rinvio a giudizio per l'ex presidente Massimo Mezzaroma, per la sorella ed ex vicepresidente Valentina, per Mario Lattari, referente della Black and White Communication, per Paolo Sganga, già membro del CDA e amministratore delegato della Cissiena, i consulenti Cristian Pallanca, architetto responsabile delle infrastrutture, e il consulente legale Alessandra Amato, i membri del CDA Giuseppe Bernardini e Alberto Parri. A Mezzaroma sono stati contestati anche reati fiscali per dichiarazione fraudolenta, emissione di fatture per operazioni inesistenti, omessi versamenti di imposte e accesso abusivo al credito. Secondo l'accusa portata avanti dal pubblico ministero, gli indagati avrebbero messo in atto tra il 2012-2013 e il 2013-2014 artifici contabili per riuscire a iscrivere la società ai campionati di Serie A e Serie B. Nel mirino della procura c'è anche l'indebita iscrizione a bilancio come introito il paracadute della Lega Calcio, destinato ai club retrocessi dalla A alla B, e la dubbia cessione del marchio AC Siena per 25 milioni alla B&V Communication, che permise a quest'ultima di godere di un prestito da 22 milioni da MPS. Il consiglio di indirizzo della Fondazione Toscana Life Science ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione composto da 7 componenti, dei quali 4 proposti dalla Fondazione Monte dei Paschi: il professor Marcello Claric, presidente della Fondazione, la professoressa Maria Pia Maranghini,
professoressa associata in economia aziendale dell'Università di Siena, l'avvocato Domenico Iaria, avvocato libero professionista, e il dottor Alessandro Campana, consulente aziendale esperto di sanità pubblica. Per quanto riguarda l'indicazione dell'ingegner Fabrizio Landi alla carica di presidente, pertanto i designati della Fondazione Monte dei Paschi nella seduta precedente del Consiglio di indirizzo del 10 novembre 2017 non avevano preso parte alla votazione, avendo rilevato una situazione di possibile conflitto di interessi riguardante il presidente uscente ingegner Landi, in quanto fondatore e managing partner di un fondo di venture capital operante nel settore delle scienze della vita. Anche nella seduta odierna i designati della Fondazione Monte dei Paschi, il professor Claric e l'avvocato Pisillo, non hanno preso parte alla votazione. Prende il via domani la terza edizione di Wine e Siena, un evento per amanti del buon vino e non solo, a cui Siena TV parteciperà in maniera attiva con dirette e approfondimenti in quanto media partner della manifestazione. Oggi intanto si è svolto l'appuntamento al Santa Chiara Lab dal titolo Le professioni del vino, i saperi, le innovazioni e la formazione in un convegno proprio come apertura della manifestazione Wine in Siena. Sentiamo Andrea Mari. Sono molte le professionalità che entrano nella filiera produttiva del vino e saranno sempre più specializzate in un settore che si è molto evoluto e sviluppato tra esigenze di qualità e sostenibilità delle produzioni. Tecnologie di vinificazione, sicurezza, igiene, certificazione, distribuzione, marketing e comunicazione sono alcuni dei molti ambiti che riguardano il mondo del vino e che dunque coinvolgono numerose tipologie professionali. Intorno a queste la richiesta di formazione specifica e aggiornamento continuo per nuove competenze in un settore nel quale le tecnologie sono sempre più presenti e determinanti. Un'occasione per riflettere su questi temi è stata offerta dal convegno Wine Job, i professionisti al servizio delle eccellenze del territorio, che si è tenuto questa mattina al Santa Chiara Lab dell'Università di Siena, con la partecipazione di rappresentanti di aziende, associazioni di categoria, docenti universitari. Tra le iniziative di alta formazione sono in particolare state presentate quelle della Fondazione Eccellenza Agroalimentare Toscana, con l'intervento del direttore Paola Parmegiani. Il Master in Vini Italiani e Mercati Mondiali, con l'intervento del dottor Alessandro Balducci, quelle dell'Università di Siena, con l'intervento della professoressa Sonia Carmignani, e in particolare il nuovo Master, presentato dalla professoressa Maria Pia Maranghini, delegata del Rettore per il Santa Chiara Lab. Un pomeriggio importante è quello di domani, non solo per Wine in Siena, che potete seguire in diretta ovviamente su Siena TV, ma anche alla clinica veterinaria del Ceppo, perché ci saranno le dimissioni di Morosita Prima. Sentiamo Andrea Mari. Sarà dimessa domani alle ore 15.30 Morosita Prima, la cavalla infortunatasi lo scorso palio di agosto, e sottoposta a intervento chirurgico da parte dell'equipe di pronto soccorso diretta dal dottor Raffaello Ciampoli. Per festeggiare il felice esito delle cure sarà offerto un brindisi a cura dell'associazione Le Bollicine a tutti coloro che vorranno assistere all'uscita di Morosita dal box con il fantino Giovanni Azzieni, detto Tittia. All'appuntamento sarà presente il dottor Raffaello Ciampoli, il presidente dell'associazione proprietari, allenatori e allevatori cavalli da palio Massimiliano Ermini e il sindaco di Siena Bruno Valentini. Ma sentiamo proprio le parole del dottor Raffaello Ciampoli ai nostri microfoni. Sì, la lesione è stata sull'arto posteriore destro, probabilmente è stata colpita da un altro cavallo, quindi non è stato un cedimento strutturale. Il percorso è stato un percorso un po' lungo, con qualche difficoltà, perché intervenire sugli arti posteriori ha qualche problematica in più rispetto a quelle che già ci sono abbastanza sugli arti anteriori, però insomma la cavalla ha collaborato tantissimo, quindi è stata molto collaborativa in questi 4 mesi, dove ha subito circa 3 interventi con il cambio delle protesi, dei chiodi e quant'altro. Quindi quello che andrà a fare non lo sappiamo, perché viene presa dal proprietario, ma speriamo e credo che faccia la mamma, perché una cavalla che ha sempre corso bene sia in piazza che da altre parti, ma ha vinto 2 pali, penso che si meriti di avere una discendenza che sia alla sua altezza.
Ci spostiamo in Valdelsa, scorretto conferimento dei rifiuti, 53 le multe in un anno a Poggi Bonzi, 42 sanzioni tramite le fotocamere e 11 con gli ispettori. Sentiamo Carlotta Lettieri. Nel 2017 sono 53 le persone sanzionate a Poggi Bonzi per lo scorretto conferimento dei rifiuti. Le multe sono frutto sia di quanto rilevato dalle fotocamere ai cassonetti, oggetto poi di attività di indagine da parte della Polizia Municipale, sia degli ispettori ambientali. Strumenti messi in campo nel tempo, ha detto il sindaco David Bussagli, che si affiancano ai controlli della Polizia Municipale e con cui intendiamo contrastare e arginare certi comportamenti che non vanno bene. In tutto questo resta sempre centrale il senso civico dei cittadini corretti, perché il controllo sociale è l'arma più efficace a disposizione di una comunità. In tal senso è fondamentale lavorare sulla sensibilizzazione e tenere alta l'attenzione, perché c'è ancora tanto da fare per ridurre al minimo certi comportamenti. Entrando nel dettaglio, sono state 42 le violazioni rilevate tramite le tre fotocamere mobili e cassonetti e altrettanti verbali elevati al termine della necessaria e articolata attività di indagine che parte dalle immagini rilevate. I controlli sono iniziati nella seconda metà di gennaio 2017, dopo che le fotocamere sono state installate in postazioni individuate dalla Polizia Municipale in base a segnalazioni pervenute e a riscontri diretti. Gli ispettori ambientali sono invece attivi dal 2016. Nel 2017 infatti sono state 11 le violazioni rilevate dagli ispettori. Sensibilizzazione e controlli a tutela del decoro urbano e della comunità, ha aggiunto il sindaco. È bene proseguire l'impegno su tutti i fronti per rispondere ai tanti cittadini attenti e corretti che ringraziamo per le segnalazioni e per il buon esempio. Handicap e mobilità. Mauro Mori del Partito Indipendentista Toscano, sezione Valdelsa, promuove l'uso dell'app No Barriere e chiede un incontro alla sindaco di Poggi Bonzi. Sentiamo. Eliminare il problema delle barriere architettoniche. È con questo obiettivo che il Partito Indipendentista Toscano, da sempre impegnato sul fronte del sociale, ha contattato l'associazione Luca Coscioni per incentivare l'utilizzo della loro applicazione chiamata No Barriere. Cerchiamo come sempre di aiutare i portatori di handicap, ha spiegato Mauro Mori, responsabile area Valdelsa del partito, e questa app deve fornire un collegamento tra il cittadino e la pubblica amministrazione. Scriveremo al sindaco e al vice sindaco di Poggi Bonzi per portare alla loro attenzione il problema delle barriere architettoniche ancora esistenti, chiedendo un appuntamento per affrontare il discorso dei piani di eliminazione delle barriere in attesa di un loro sicuro riscontro positivo. Successivamente, ha aggiunto Mori, proporremo ad ogni singolo comune valdelsano di aderire il prima possibile. Nel frattempo consigliamo l'utilizzo di questa applicazione, scaricabile gratuitamente e disponibile per sistemi Android e iOS, per segnalare scalini, porte strette, pendenze eccessive, spazi ridotti, sentieri di ghiaia o a fondo dissestato. Per menzionare poi qualche elemento di ostacolo ai non vedenti, come semafori privi di segnalatore acustico, oggetti che sporgono in alto e in cui si può andare a sbattere. Saranno inoltre fatti a breve degli incontri con i cittadini in collaborazione con l'associazione Luca Coscioni per spiegare il funzionamento dell'applicazione ed incentivarne l'uso consapevole. Insomma, un passo avanti verso l'eliminazione delle barriere architettoniche in nome dell'accessibilità online. Andiamo in Val d'Orcia, ritrovato a Rieti dai carabinieri il furgone utilizzato dai malviventi per il furto all'azienda di Brunello Col d'Orcia, del quale abbiamo parlato alcuni giorni fa. C'è allerta tra i produttori, si teme infatti che la banda agisca su commissione. Lorenzo Agnelli. Ancora al centro della cronaca valdorciana è la notizia del maxi furto di qualche giorno fa all'azienda agricola Col d'Orcia di Montalcino, a cui sono state sottratte da una banda di ladri circa 1000 bottiglie di Brunello, risalenti a prestigiose annate per un valore di circa 50.000 euro e un furgone proprietà dell'azienda. Sin da subito si sono attivate le forze dell'ordine del commissariato di Montalcino e del comando provinciale di Siena per cercare piste utili al ritrovamento del mezzo e della refurtiva. Grande sforzo per le forze dell'ordine vista la mancanza di videosorveglianza nel comune di Montalcino e all'interno dell'azienda stessa, ma che fortunatamente sta cominciando a produrre buoni risultati. Infatti, tramite particolari tecnologie elettroniche, è stato rintracciato e rinvenuto alla periferia di
Rieti il furgone utilizzato dai malfattori per la sottrazione del vino. Con tutte le attenzioni possibili, il furgone è stato trasportato in una località protetta, sotto il controllo dell'Arma, in attesa dei decreti del Tribunale di Siena, affinché le analisi tecnico-scientifiche sul furgone per la ricerca di profili dattiloscopici e DNA possano essere svolte da una squadra operativa di biologi e chimici del RIS di Roma. Il rinvenimento del mezzo rubato e utilizzato per il furto consentirà comunque all'investigatore di meglio indirizzare le ricerche finalizzate all'individuazione dei ladri, che si sospetta siano specializzati nel particolare settore merceologico e collegati con ricettatori ben organizzati. Bene, siamo alla nostra pagina sportiva, dopo parliamo di calcio, dopo la vittoria contro il Piacenza, la Robur si prepara alla sfida di domenica contro il Gavorrano. Sentiamo Claudio Santini, autore del gol vittoria nella scorsa partita. È stata insomma una bella emozione presentarmi subito alla seconda con un gol importante per la squadra e per la nostra classifica. E devo ringraziare la squadra, i miei compagni, il mister e la società che mi hanno accolto veramente in maniera esemplare. Sì, no, la scelta è arrivata veramente in poche ore. E Siena, perché penso sia il posto giusto per mettermi nuovamente in discussione e per far vedere insomma quello che so fare, e fondamentalmente perché voglio tornare nella categoria in cui ero partito quest'anno da protagonista. Ci siamo avvicinati anche alla prima, gli possiamo mettere paura e insomma ne abbiamo visti di campionati in cui la prima poi perso punti per strada, perché comunque avere il fiato sul collo non è mai facile. Speriamo bene, dai. Siamo al basket, parliamo di Soundriff Menzana che si prepara alla prossima sfida contro Trapani. Intanto arriva l'ufficialità della rescissione del contratto con Elston Turner, che dovrebbe accasarsi a Napoli. Sentiamo le parole del neo biancoverde ormai da qualche giorno, Kiesling. Una squadra forte, hanno tre giocatori che segnano una media di 15 o 10 punti di partita, quindi dobbiamo coprire sicuramente questi tre e poi fare una partita tosta, dura come Agrigento. È l'unico modo che questa squadra si può giocare, picchiare 40 minuti. Sono un po' emozionato, sempre bello giocare a casa davanti ai tifosi. Ho sentito che quelli di Siena sono molto, cioè, molto carichi per ogni partita, quindi sì, sicuramente sarà un buon divertimento. Siamo al volley, dopo la vittoria per 3-0 contro Catania, nell'ultima di regular season, la Emma Villas si appresta ad affrontare la pool promozione. Sentiamo Simone Cruciani, vice coach della Emma Villas Siena, intervenuto ieri alla trasmissione Sottorete. Inizia un altro campionato, un campionato con tutte squadre importanti, costruite con il nostro stesso obiettivo, e quindi è molto stimolante andarlo a affrontare. Inizia un secondo campionato di preparazione a un terzo campionato, perché questa stagione è così suddivisa, quindi ora qui noi ci portiamo dietro i punti purtroppo pochi che abbiamo fatto contro le altre concorrenti, quindi qui bisognerà un pochino inseguire, però siamo fiduciosi, siamo consapevoli della difficoltà della situazione, ma come lo sono gli altri. Certo. Credo che per tutte le altre sarà un problema affrontare Siena, quindi noi abbiamo rispetto di tutti, ma anche abbiamo consapevolezza di essere una squadra che sta appunto cercando e trovando una sua identità. Ora, se questo basterà, ce lo diranno i risultati, però la strada e la direzione è quella. Bene, siamo in chiusura, non ci sono notizie dell'ultima ora, vi ricordo domani e dopodomani la lunga diretta con Wine in Siena, che potrete seguire sul canale 90 del Digitale Terrestre. A partire da domani mattina alle ore 10 saremo in diretta dal Rettorato dell'Università di Siena. Tra poco invece vi lascio a Che Lavoro Fai e poi arriva Aldo Tani con Consiglio in Forma, tutte le notizie
dal Consiglio regionale della Toscana. Alle 21 Mi guarda Siena con Massimo Bigliorzi e Senio Sensi, poi alle 22.15 la replica del nostro TG, mentre alle 22.45 sarà la volta di Eleonora Mainò che torna con una puntata speciale di corse, cavalli e fantini, quindi una puntata assolutamente da non perdere. Veramente tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata a tutti voi.